E allora torniamo in studio perché abbiamo un collegamento oggi con Paolo Borgognone. Buon pomeriggio Paolo. Buon pomeriggio a te Eugenio, grazie per avermi chiamato e grazie ai nostri ascoltatori. Grazie a te della disponibilità. Oggi noi avevamo già, diciamo, in programma, in ballo questo collegamento da qualche giorno, però visto il contesto, visto il momento storico, perché oggi ieri si è fatta la storia fondamentalmente, è morta la regina Elisabetta dopo 70 anni di regno, un regno che ha visto susseguirsi diversi governi, diverse fasi storiche, da Churchill fino alla Truss. Oggi cambia un po' tutto. Nei prossimi 10 giorni noi avremo fondamentalmente i media completamente colonizzati, invasi direi da questa notizia qui. Stessa cosa riguarda, diciamo, il coinvolgimento appunto dell'Inghilterra nel conflitto in Ucraina. Secondo te ci sarà qualcosa che si muove o rimane tutto abbastanza uguale? È molto difficile dirlo così con la regina Elisabetta ancora calda, ecco, questo non è così semplice stabilirlo. Ciò che mi preoccupa abbastanza a livello geopolitico è il fatto che, e questo anche se ne parla pochissimo, sia in atto in Ucraina una controffensiva, a questo punto direi momentaneamente, ripeto, momentaneamente vincente delle forze ucraine nella regione di Kharkov al nord-est, dove in maniera più o meno sorprendente l'esercito ucraino è penetrato come un coltello caldo nel burro nel fronte ed è avanzato di decine e decine di chilometri, conquistando città e roccaforti importanti che da marzo erano sotto controllo russo. Al di là di ogni immaginazione e previsione per quello che erano i rapporti di forza stabiliti sul terreno negli ultimi mesi, se la controffensiva a Kherson sembra essere in stallo, e forse era una specie di finta per far spostare le truppe russe da un quadrante all'altro dello scenario, ecco, la controffensiva su Kharkov momentaneamente sembra funzionare, e questo mette le forze russe in difficoltà sul campo, soprattutto nel settore del Donbass, perché gli vengono tagliate le possibilità di accedere ai rifornimenti, e ciò farà sicuramente ripensare la strategia bellica russa utilizzata fino a questo momento. Perché ricordiamoci che la Russia ha mantenuto un impegno fortemente limitato in Ucraina e ha conquistato una fascia di territorio molto grande, più o meno grande quanto l'Inghilterra, ecco, torniamolo, con 50.000 uomini operativi sul campo e 100.000 impegnati nella logistica, praticamente nelle retrovie, per cui un impegno estremamente limitato. Però il fronte è difficile da preservare integro con così pochi uomini che lo difendono, per cui di fronte a un esercito ucraino continuamente rifornito dalle potenze occidentali si è trovata la Russia di fronte a questo smacco, che può essere imputabile sia ad errori dei comandanti nei settori predisposti e interessati da questa controffensiva, sia a un errore strategico più profondo, cioè il fatto che non è così immediato poter mantenere, non è così semplice poter mantenere la compattezza di un fronte così ampio con uomini, con un impiego limitato di uomini, per cui la Russia dovrà inevitabilmente ripensare quella che è la sua strategia dell'impegno limitato in Ucraina, se non vuole essere nuovamente colpita da queste controffensive improvvise in una guerra che fino a questo momento sembrava in una specie di stallo. E poi naturalmente il fronte è molto ampio, per cui c'è un fronte che va paragonabile a una linea che può andare, non so, dal nord della Germania fino
alla Sicilia, diciamo, ecco, tutto il per confine cui è molto ampio. Tutto il confine tra il Donbass e l'Ucraina in questo momento è il fronte. Ma certo. Ascoltavo Orsini l'altro giorno dire che in realtà il miglior alleato, il miglior militare uomo dell'armata russa è il generale Inverno, quindi non so, non pensi ci sia anche una sorta di strategia di logoramento nei tempi proprio per permettere alle truppe russe di essere più favorite, anche diciamo di essere favorite da questioni climatiche che poi lì diventano particolarmente rigide e loro sanno gestire in maniera molto attenta. È possibile. Ma quello che è successo nella regione di Kharkov, in particolare nelle città di Balakleia e Kupiansk, è innegabilmente una sconfitta. Questo lo dice anche un analista di strategia militare abbastanza competente, anzi dire competente, come Stefano Orsi, che ha seguito tutta la vicenda sin dall'inizio. Quella è sicuramente una sconfitta e probabilmente anche molto inaspettata e abbastanza bruciante. E altri analisti parlano di una strategia di ritiro dovuta al fatto che su un fronte così ampio difendere tutte le posizioni è difficile, per cui si fa un po' un gioco all'inseguimento, no? E però credo che si tratta in questo senso di una sconfitta militare che l'esercito russo a cui l'esercito russo dovrà porre rimedio se vuole naturalmente completare le sue operazioni in Donbass, però per porre rimedio occorre mandare subito delle riserve che erano nella regione di Belgorod in Russia, ma che non sono state dispiegate. Questo può anche lasciare presagire errori proprio nella catena di comando tra i comandanti in quell'area, e sicuramente ci sarà da ripensare alcune cose. Vedremo come lo Stato Maggiore russo si comporterà. Io adesso non vorrei dare numeri a caso, ma se non sbaglio, tu hai parlato, penso, di 100-150.000 uomini russi in Ucraina impegnati in questo momento, giusto? Ho detto bene? 50.000 operativi e 100.000 nella logistica. Ok, e in realtà in questo momento in Russia c'è un'operazione di arruolamento e addestramento che va sull'ordine delle 250.000 unità, se non sbaglio. Sì. Quindi comunque si sta, diciamo, predisponendo questo scontro nel medio-lungo termine, direi, in questo momento. Almeno sì, questa è l'apparenza. Questa proprio nell'ambito di questo ripensamento della strategia dell'impegno limitato. Dall'altra parte noi vediamo a livello macro invece tutta una serie di movimenti. Io questo lo vorrei condividere con te perché so che sei un attento analista di queste, osservatore analista di queste dinamiche. Mi sembra molto di sentire il sapore, l'odore di quei momenti di quei momenti preparatori a scontri veramente importanti. Quindi ad esempio tutto il giochino, diciamo il tira e molla che si sta vedendo sul lato gas, come anche su altre questioni inerenti ad esempio ai cambi valutari. Non so, non dà anche a te un po' l'impressione che la Russia, la Cina stiano tirando un po' la corda per mettere l'Occidente nelle peggiori condizioni in cui può trovarsi nel momento in cui dovesse inasprirsi lo scontro anche a livelli più alti, piuttosto che solamente in Ucraina? C'è questo rischio, certamente, secondo te? Certamente, anche perché la Russia sta intelligentemente cercando di sganciarsi il più possibile da quella dipendenza che aveva, da quei legami che aveva con l'economia occidentale. Ricordiamo che la Russia è un paese sovrano fino a un certo punto, perché la banca centrale russa formalmente dipende dal governo, ma di fatto risponde alla Fed. Infatti il suo governatore, Elvira Nabiullina, è uno dei personaggi più coccolati, diciamo così, dall'establishment occidentale, che l'avevano indicata anche più volte come un possibile successore di Putin nell'ambito di quel fantomatico e del tutto mediatico golpe
che le frange di opposizione all'interno del deep state russo avrebbero dovuto compiere a febbraio per disarcionare Putin e per mettere alla testa del paese un governo compiacente con la NATO, e la Nabiullina era stata indicata come una di questi personaggi, ma naturalmente non è stato così, e il personaggio stesso è stato enfatizzato per cercare anche presso l'opinione pubblica occidentale di mostrare e di descrivere lo scenario russo come frammentato al suo interno e come una sorta di no, governo, tu mi stai parlando delle diviso. Intenzioni, diciamo, dell'Occidente nei confronti della Russia, ma dell'establishment russo, ma invece i fatti ci dicono che l'Occidente non ha più tutta questa influenza, probabilmente in alcuni paesi. No, assolutamente, ma anche queste offensive militari che stanno combattendo, comunque gli ucraini perdendo anche molti uomini, sono gli ultimi colpi di coda di questa egemonia occidentale, sono gli ultimi colpi di coda dimostrativi, se si vuole, anche di questa egemonia occidentale che perde i colpi, perde peso a livello di influenza mondiale, ecco, e c'è comunque un nuovo ordine mondiale. In questo, diciamo, in questa dinamica che stai descrivendo, anche l'omicidio di Dugina, secondo te? L'attentato sì, Dugin. Sì, noi siamo nella fase di costruzione di un nuovo ordine mondiale alternativo, cioè c'è un ordine mondiale alternativo che si baserà su un baricentro eurasiatico. Per questo tenteranno anche di, e hanno già provato, ma ci riproveranno, di destabilizzare la Russia in Kazakistan, perché in Kazakistan sono state scoperte, non ancora sfruttate, ma scoperte riserve di gas enormi, un vero e proprio quarto mare sotterraneo in Kazakistan, e il Kazakistan è già stato al centro di un tentativo di colpo di Stato violento a gennaio del 2022, poco prima dell'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina, e il colpo di Stato è stato sventato, è stato scongiurato dall'intervento delle forze congiunte dell'alleanza militare che vede protagonista la Russia, no? L'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, che è una specie diciamo così, semplificando, di NATO dei paesi ex sovietici, di alcuni paesi ex sovietici più importanti, però. E il Kazakistan aveva chiesto l'aiuto di questa forza militare che ha sgominato il colpo di Stato, ma dopo i tentativi sono continuati anche in maniera più subdola, un tentativo di infiltrazione e di destabilizzazione del Kazakistan dall'interno, e sicuramente proseguiranno questi tentativi, che sono appunto fatti apposta per ritardare, scongiurare o ostacolare questo ordine mondiale alternativo all'Occidente, naturale, che le potenze eurasiatiche, Russia, Cina, ma non solo, India stanno tentando di costruire. L'Asia centrale in questo senso è strategica, e chi controlla l'Asia centrale potrà anche controllare le dinamiche di questo ordine mondiale alternativo, che si basa naturalmente appunto su queste enormi ricchezze energetiche che fanno gola, perché nel 1992 Paul Wolfowitz, che all'epoca era uno stratega del Pentagono, poi è stato anche sottosegretario alla difesa con George Bush figlio, ed è stato anche presidente della Banca Mondiale, aveva stilato questo documento che doveva così rimanere un segreto di Pulcinella, perché poi è stato, no, è stato imbeccato il New York Times per pubblicarne alcuni stralci, questo documento per la dottrina di sicurezza americana, che diceva, e poi è passato alle cronache e alla storia come dottrina Wolfowitz, appunto dal nome del suo redattore, diceva: bene, noi dobbiamo evitare in ogni modo, dopo la fine della guerra fredda, che ci possa essere, che possa sorgere un competitor alla nostra egemonia mondiale. Dunque la Russia e la Cina devono essere tenute a bada in una condizione di, non dico subalternità, ma comunque nell'impossibilità di svilupparsi al di là della mera del mero ruolo di potenza regionale.
Per fare questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo controllare tutte le risorse energetiche del mondo, comprese quelle di Russia e Cina, per cui da qui poi i vari tentativi di mettere in difficoltà questi paesi, di smembrarli, addirittura ci sono stati tentativi già anche dopo il 1991 per smembrare la Russia in Cecenia, dove ci sono enormi riserve energetiche, ecco, smembrare questi paesi, distruggerne le strutture statali, le strutture sociali, per controllare le risorse energetiche. Questa è poi passata, questa evoluzione della dottrina Wolfowitz, e poi la dottrina Rumsfeld-Chebrowski, che è stata utilizzata anche in Iraq e che è stata utilizzata anche in Libia e che ora viene utilizzata su larga scala in Russia. Non sono stati dei preparativi, no? degli esperimenti in Iraq, in Libia, dopo il 2001. La dottrina Rumsfeld-Chebrowski è del 2002 e Rumsfeld, guarda caso, era in quel periodo era il segretario alla difesa di George Bush figlio, e Wolfowitz era il suo vice. Paolo, vorrei prendermi questi ultimi 10 minuti per fare un ragionamento con te. Non so se hai letto o sentito parlare del libro di Ray Dalio, il Mutevole Ordine del Mondo, dove Ray Dalio è uno degli investitori più importanti al mondo, e lui fa un'analisi dell'impero attuale, identifica alcuni punti, diciamo, che manifestano, diciamo, il fatto che questo impero è in una fase calante della sua egemonia, e contemporaneamente c'è un impero che invece è in fase crescente. L'impero calante ovviamente è quello statunitense, l'impero crescente è quello, diciamo, cinese e russo, quel blocco di BRICS, se così lo vogliamo chiamare. Questo ha determinato nella storia questo tipo di alternanza, diciamo, questo tipo di cambiamento, solitamente forti scontri. Lo abbiamo visto tra olandesi e inglesi, l'abbiamo visto tra i tedeschi e gli americani, l'abbiamo visto in varie fasi della nostra storia. Ora, sicuramente possiamo identificare questo come un momento di anticipazione a quel istante in cui la parabola discendente incontra la parabola ascendente degli imperi, quindi dove c'è lo scontro anche militare. Dall'altra parte possiamo notare come si stia cercando di ammorbidire, diciamo, questa alternanza, questo cambio di regime, cercando di evitare lo scontro, perché in questo caso attuale, nel 2022, sarebbe uno scontro probabilmente nucleare, probabilmente mondiale, quindi con conseguenze molto, molto preoccupanti. Quindi da una parte c'è questa dinamica che noi stiamo cominciando ad osservare in maniera anche abbastanza chiara, quindi la fine di un impero. Noi ci troviamo nella condizione di essere una delle colonie di questo impero, quindi in qualche modo dovremmo anche guardare qual è il nostro posto nel mondo in questo senso qui, quindi se rimanere in qualche modo agganciati a questo padrone che sta fallendo, questa azienda che sta fallendo, rimanere qui agganciati a questo tipo di attività, oppure magari provare a fare altri ragionamenti. Per completare questo ragionamento che volevo fare con te, ti riporto una citazione di Mattei. Tu, Paolo, sei tra i candidati della lista Italia Popolare Sovrana, giusto? Sì. Io vorrei capire una cosa, perché questa cosa qui io ancora non l'ho molto ben capita. Come avete intenzione di uscire dall'Europa, uscire dalla NATO, riacquisire la nostra sovranità a livello energetico, militare, monetario, alimentare, nazionale? Perché credo che questa qui sia una fase in cui l'unica cosa che va spiegata ad un potenziale elettorato è come avete intenzione di fare queste cose qui. Allora,